No, un messaggio a Orfini, visto che ha detto che De Gennaro deve andare a casa, ci chiediamo perché non anche Sabella, questo assessore alla legalità. Noi l'abbiamo detto fin dal principio che era una mera copertina per il PD per giustificare l'ingiustificabile, ossia il PD. L'assessore alla legalità questa giunta ce l'aveva, era l'assessore Daniela Morgante, assessore al bilancio e revisione della spesa, ma anche magistrato di Corte dei Conti, la quale si era opposta all'accordo fatto dal trio Marino, assessore in prota, Roma Metropolitane, su Metro C, in cui sono stati dati ulteriori 90 milioni di euro al General Contractor, accordo che noi abbiamo denunciato, e il sindaco Marino la sua scelta l'ha fatta, ha tenuto in prota e ha mandato via il vero assessore alla legalità, che era l'assessore Morgante. Quindi che oggi ci vengano messe queste figure, queste foglie di figo, è puramente inutile. Il PD scopiazza le nostre mozioni, noi comunque la nostra mozione con i nostri parlamentari quest'oggi la portiamo anche in Senato, perché la senatrice Paola Taverna sta depositando analoga mozione, appunto perché venga ripresa la trattativa. Dietro di noi vediamo la manifestazione dei dipendenti capitolini che protestano dopo che il loro referendum ha bocciato la preintesa fatta da questa giunta sul salario decentrato. Proprio su questo noi abbiamo presentato giovedì scorso una mozione con cui abbiamo chiesto alla Giunta di intraprendere quanto prima una nuova trattativa e di non applicare, nelle more della definizione della trattativa, il precedente accordo unilaterale, cosiddetto accordo unilaterale, imposto da questa Giunta il 1 agosto 2014. Abbiamo anche chiesto di avviare immediatamente un tavolo con il Governo affinché sia rifatto quanto prima il contratto collettivo nazionale, che è fermo dal 2008. C'è stato risposto da parte del consigliere PD Panecaldo, capogruppo del PD, che non accettavano la nostra mozione semplicemente perché veniva dal Movimento 5 Stelle. Ora diteci, chi è che non collabora, chi è che non è propositivo? Abbiamo anche letto che loro ora vogliono rifare una mozione analoga, ci va benissimo proprio perché noi siamo collaborativi e ci interessano le cose nell'interesse dei cittadini, nella fattispecie dei dipendenti comunali, quindi se non ci saranno supercazzole di varie in questa mozione, noi sottoscriveremo la mozione presentata dalla maggioranza, che comunque al momento non è stata ancora depositata, quindi al momento non l'abbiamo ancora vista. Lo vedremo nel consiglio di lunedì, quando comunque la nostra mozione verrà votata, e vedremo come si pronuncerà il partito cosiddetto democratico sulla nostra mozione.